Siano lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la quarta domenica di Quaresima, che è anche la domenica detta letare, cioè la domenica della gioia. Ecco, oggi per noi c'è una gioia particolare nell'essere riuniti qui insieme per celebrare questa Santa Messa in questo luogo benedetto, che è il contesto di questo pellegrinaggio che abbiamo fatto, che ci sta facendo ancora riflettere sulla grandezza e l'importanza dell'Eucaristia. Alle mie spalle, come sapete, lo sappiamo, ci sono i sacri lini macchiati ancora del sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo, miracolosamente sprizzato durante il miracolo di Bolsena. Abbiamo già avuto modo di riflettere un po' su questo mistero. Ecco, la luce che Gesù ci porta oggi, di cui ho parlato nel Vangelo, è ancora focalizzata sul mistero dell'Eucaristia, sul quale ci tratteniamo ancora un pochino a riflettere. Il senso di questa giornata è questa, ed è importantissimo per tutti noi: la presa di coscienza che nell'Eucaristia è presente, vivo e pulsante Gesù in persona. Il gesto dello sprizzare sangue, come abbiamo visto, ci ricorda la natura sacrificale della Messa, ma al tempo stesso ci ricorda che l'ostia, da dopo la consacrazione, come insegna la Chiesa, cambia sostanza, non è più un pezzo di pane, ma è Cristo vivo e vero. La Chiesa ha descritto, praticamente prendendo in prestito la teologia di San Tommaso, questo fenomeno con una parola grossa, qualcuno l'avrà sentita nominare, è un po' difficile, si chiama transustanziazione. Cosa significa? Significa che la sostanza del pane e del vino non esiste più, ma pur rimanendo l'apparenza, cioè il sapore del pane, il colore del pane, l'odore del pane, la forma del pane, dietro questa apparenza c'è la sostanza corpo di Cristo. Noi sappiamo essere, dal miracolo di Lanciano, cuore pulsante, e chiaramente attraverso la sostanza del corpo, essendo Cristo vivo e vero, è presente tutta la sua persona. Capite? Quindi questo è il mistero dell'Eucaristia. Allora, domanda: come dobbiamo regolarci dinanzi a questo mistero? È molto semplice, tutte quante le accortezze che la Chiesa sempre ha raccomandato, che i santi ci hanno insegnato con i loro esempi, non sono altro che delle forme necessarie, ecco, di rispetto, non solo di rispetto, ma di adorazione dovuta al Signore Gesù. San Tommaso diceva: nell'Eucaristia si umilia, si annienta il Signore. Dice, perché quando era uomo ha nascosto la sua divinità, poteva dare sfoggio di gloria, ma l'ha nascosto dietro l'umanità. Dice, nell'Eucaristia nasconde pure l'umanità, per cui se uno volesse, dinanzi a un'ostia consacrata, voi sapete che successe uno dei tanti miracoli, la mula di Sant'Antonio, che c'era uno che non si voleva inginocchiare davanti all'Eucaristia, e oggi c'è un sacco di gente che anche durante la consacrazione sta in piedi pur non avendo problemi alle ginocchia. Io ce l'ho, me lo sto a curare, d'accordo? Perché non vorrei fare, insomma. Però c'era uno che si rifiutava di inginocchiarsi. Sapete che è successo con Sant'Antonio? Questo è un altro miracolo eucaristico. Praticamente hanno messo, c'era un asino affamato, d'accordo, davanti a un pochino di fieno, e gli hanno messo frapposto un'ostia consacrata. Sto asino non è andato a prendere il fieno e ha chinato le zampe davanti all'Eucaristia. Capite? Gli asini che danno esempio agli esseri umani. Perché davanti all'Eucaristia, figlioli miei cari, San Paolo scrive: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Chi non fa questa cosa, potendolo fare, poi davanti al nostro Signore, il nostro Signore gli chiederà: senti un attimo, tu ci credi che io stavo lì presente? Sì o no? Se è no, hai peccato contro la fede. Se è sì, dici: tu lo sai chi sono o no? Lo sai che dinanzi a me ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sottoterra? Ci avevi la condropatia a livello insopportabile, d'accordo, e non te la sei curato, quindi vabbè, va bene, sei giustificato. Non c'avevi questo perché hai rifiutato di darmi l'adorazione che mi è dovuta. Non è semplicemente un gesto esteriore. Fate attenzione, noi siamo esseri umani, non siamo angeli. E l'atteggiamento del nostro corpo, lo vedremo adesso anche per quanto riguarda la Santa Comunione, riflette l'atteggiamento del nostro cuore.
Io vi faccio una piccola confessione, perché capite, non sono nato santo, non ci sono manco adesso, stiamo in cammino, stiamo. Ma io, quando ero giovane, non genuflettevo mai quando entravo in chiesa, mai. E quando vedevo il prete che genufletteva, povero me, dicevo, ma guarda questo prete che fa questi gesti da donnicciola dei vuoti, che so ste cose. Ve lo confesso. Quando però, studiando, ho capito che cosa c'è stato nell'Eucaristia, non è che sto le ore inginocchiato, perché io ci credo a quello che ho imparato. Oggi, voi non avete studiato teologia, ma oggi avete visto dei segni, capite? Per cui la vostra vita, dopo oggi, non è più la stessa cosa, perché non possiamo fare finta di non averle viste e sapute tante cose, no? Quindi, l'atteggiamento da avere nei confronti di nostro Signore. L'Eucaristia, sapete, non è soltanto il sacrificio della Messa. Gesù si è offerto nell'Eucaristia anche per essere il cibo della nostra anima. E un'altra cosa importantissima è quando e come facciamo la Santa Comunione. La prima cosa è questa: Gesù è felicissimo ed è pieno di amore, di desiderio di entrare in un cuore e in un corpo che sia ben disposto ad accoglierlo. Questa è la prima cosa. Quindi Gesù è felice di poter entrare dentro l'anima degli uomini che ama. Però, come sappiamo, ci sono delle disposizioni che la Chiesa ci chiede per accostarci a questo sacramento. Disposizioni che sono da osservare da parte di ciascuno di noi con estrema attenzione e scrupolo. Perché San Francesco diceva molto semplicemente: l'Eucaristia si riceve con casto corpo e puro cuore. Testuali parole. San Paolo dice: chi si accosta indegnamente al corpo del Signore mangia e beve la sua condanna. Allora, sapete tutti quanti, però facciamo un po' di catechismo. Mai fare la comunione se la coscienza mi dice è meglio che ti confessi. Mai. E ogni tanto, anche se non siamo consapevoli di aver fatto peccati gravi, è bene accostarsi alla confessione. Perché un'anima che è macchiata di una colpa grave è refrattaria nei confronti dell'Eucaristia. Cioè, quell'Eucaristia non è cibo spirituale, ma si trasforma in veleno. Ecco perché tante questioni che si fanno oggi sulla comunione, a mio avviso, dice, prima di fare questione sulla comunione, parliamo un po' della confessione, d'accordo? Dopo parliamo della comunione, perché un'anima che sta in grazia, il Signore non vede l'ora di entrarci dentro, ma devi stare realmente in grazia, non perché tu pensi di stare in grazia, ma perché a confronto con la legge di Dio dici, va bene, se questa è la legge di Dio, per come vivo io, non mi sembra di averla trasgredita seriamente, oppure se l'ho fatto, premetto alla comunione la confessione necessariamente. Poi ci sono gli atteggiamenti interiori ed esteriori. Per esempio, io vi do delle suggestioni, vi lascio la risposta a voi, perché non mi piace fare, come dire, il prete che bacchetta il prossimo. Mettetevi nei panni di nostro Signore. Secondo voi, se io mi devo fare la comunione, se arrivo dopo che la messa è cominciata da 10 minuti, è una cosa fatta bene oppure no? È una domanda retorica, perché la comunione richiede un minimo di preparazione. La preparazione migliore è ascoltare bene la Santa Messa, ma la Santa Messa comincia dal segno della croce ed è bene arrivare un paio di minuti prima, 3 minuti prima, in modo tale che uno stacca un attimo la spina e comincia a pensare, sto in chiesa, tra poco vado a ricevere Gesù Cristo, lasciamo via i pensieri e stiamoci qua, cacapa e col cuore, d'accordo? Partecipare attivamente, come insegna la Chiesa, alla Santa Messa, rispondendo bene alle preghiere, al salmo responsoriale, al confesso, al gloria, all'alleluia, quando c'è, stiamo in quaresima, al santo, a tutte quante le preghiere, no? E poi, diceva il Catechismo, lo dice tuttora, pensare e considerare attentamente chi vado a ricevere. Ripeto, io celebro la Messa, ma devo fare attenzione e starci con la testa, perché non lo vediamo tutti i giorni il miracolo eucaristico. Quando fai la comunione, ti ricordi bene che stai per ricevere nostro Signore Gesù Cristo. Allora, questo è un atteggiamento interiore ed è un atteggiamento anche esteriore. Voi sapete che oggi la disciplina della Chiesa insegna che la Santa Comunione si riceve normalmente, ordinariamente, in piedi e in bocca. Questa è la norma ordinaria. Chi vuole è suo diritto, ed è per questo che anche io
da quando lo fa il Papa Benedetto e lo continua a fare Papa Francesco, lascio sempre l'inginocchiatoio, perché chi vuole ricevere Gesù in ginocchio facendo nell'atto di comunicarsi un gesto di adorazione, che non è più obbligatorio ma è certamente una cosa bella, ha il diritto di poterlo fare. Nella Chiesa oggi c'è la facoltà, attenzione, non il diritto né tantomeno il dovere, perché è un indulto chiesto dalle conferenze episcopali, di ricevere l'ostia in mano. Io su questa cosa dico sempre, fedeli, perché è mio dovere di parroco, alcune cose. Allora, voi dovete sapere che per la presenza reale di Gesù, se tu prendi un pezzettino impercettibile di ostia consacrata, lì è presente Gesù Cristo. Sia che tu te ne accorgi, sia che tu non te ne accorgi, sia che lo vedi che non lo vedi. Il modo con cui si fa oggi questa cosa, cioè deporre la particola, fare questo gesto e fare questo, espone a pericoli gravi. Io vi dico che in coscienza, pur rispettando la legge della Chiesa, non lo farei, e prima di diventare prete non lo facevo. Perché? Perché dico, ma se mi resta, e io lo so, perché io la tocco l'ostia quando c'è consacro, quando alzo l'ostia, prima di farmi la comunione, quando apro le dita, io li vedo i frammentini bianchi che mi stanno qui, voi no. Voi sapete che se un frammentino di quello casca per terra, se qualcuno ci passa sopra, pesta Gesù Cristo. Capite? Allora io dico sempre, io te l'ho detto, dopodiché se vuoi procedi pure. Voi sapete che dice la Redenzione Sacramentum che il sacerdote, se si accorge, perché alcune ostie, tra l'altro, adesso non so che ostie ci stanno qui, quindi se dovesse una cosa di questo genere lo faccio anche oggi, se un'ostia, ci sono alcune ostie che sono mal confezionate, cioè si sfarinano molto molto facilmente, ci sono quelle ben compatte che sono un po' più sicure e quelle un po' meno. Se un prete vede che un'ostia è un pochino sfarinata, non soltanto ha il diritto, ma ha il dovere di non dare l'ostia, perché è quasi sicuro che si compirà un sacrilegio da un punto di vista oggettivo. Io però mi ho sempre chiesto, dico, ci sono molte persone che hanno difficoltà con questo, no? Cioè, ma se tu ci credi che lì c'è veramente presente Gesù Cristo, no? Cioè io me lo chiedo proprio in coscienza, dico, ma se a me mi apparisse Gesù Cristo, che faccio? Gli dico, ciao amico mio, io non chiederei insomma così, cioè avrei un atteggiamento insomma, come dire, rimango quasi fulminato, capite? Io vi dico, anche i papi stanno grazie a Dio molto aiutandoci, San Tommaso diceva, se tu moltiplichi e te inventi tutti i gesti, la tua te butti per terra, non lo fate, non bisogna fare gesti plateali perché sono gesti insomma non corretti, no? Ma è sempre troppo poco. Perché c'è una degnazione infinita e c'è un amore infinito di colui che completamente si dà a noi. E siccome anche noi abbiamo bisogno di ricordarcelo, io non so quanti di voi vanno a fare la comunione, beati loro, insomma, io mi devo sempre concentrare, sono sicuri che hanno ricevuto Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Quindi anche il tempo dopo che abbiamo ricevuto la comunione, che faccio dopo che ho ricevuto la comunione? Chiedetevelo in coscienza. Ci parlo con Gesù? Mi metto a pensare agli affari miei? Sto a guardare l'orologio perché devo scappare dalla Chiesa? Le preghiere che per esempio io propongo ai fedeli di fare, perché adesso le facciamo dopo il canto finale, quindi chi vuole uscire esce, magari chi non ha fatto la comunione non c'è bisogno che si soffermi in Chiesa, ma se hai fatto la comunione è un tempo di ringraziamento, lo devi osservare, perché prima che si consuma l'ostia, dicono gli studi, ci passa almeno un quarto d'ora e nell'ostia c'è la presenza reale. Se tu esci dalla Chiesa prima che è passato un quarto d'ora, te porti a spasso Gesù Cristo. Tu non li vedi con gli occhi, ma tu cammini e c'hai l'angelo custode vicino che ti cammina vicino in ginocchio e ti dice, ma guarda questo che sta a fare, si porta presso Gesù Cristo e si mette a chiacchierare, non lo so, del più e del meno con l'amico, che non c'è niente di male a chiacchierare del più e del meno con l'amico, ma non con Gesù Cristo dentro, capite? Quindi sono tutte cose che dobbiamo riscoprire, non per fare chissà quale scena, capite? Ma sono delle forme di amore e di corrispondenza all'amore infinito che Gesù ha avuto per noi. Io purtroppo mi è capitato, sono rimasto un po' traumatizzato, non vi dico dove, non vi dico quando, di terminata una messa celebrata non da me, passare davanti ai gradini dell'altare e trovare per terra i frammenti di ostie, quasi certamente cadute nelle operazioni che vi dicevo. Sono veramente cose brutte, cioè, quando vedo quelle cose dico, e mo che faccio? Perché delle volte mi è successo anche quando ero seminarista, dico, mo che faccio? Lo tocco io, chiamo il parroco, che faccio? Cioè,
sono cose brutte. Io penso che il nostro Signore ha già fatto tanto a umiliarsi nell'Eucaristia, per cui un ricambio di amore e di adorazione, specialmente da parte di chi vuole essere in qualche modo grato, sarà molto gradito a Lui. E io spero che al ritorno da questo viaggio torniamo più consapevoli del dono che il Signore ci ha fatto e più capaci, ecco, di corrispondere ad amore con amore, a degnazione con adorazione, ecco, a annichilimento, ecco, con nostra veramente riverenza assoluta nei confronti di colui che tutto si è dato a noi nell'Eucaristia. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni la grazia di poter vivere un rapporto con l'Eucaristia simile al suo, che era un rapporto di amore immenso ed infinito, e che ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa e alla Santa Comunione possa essere un rinnovato incontro di grazia col Signore, che ci renda santi e sempre più santi, in attesa di poter andare dalla parte buona dopo il giudizio nel paradiso. Insomma, oggi ne abbiamo viste, insomma, di scene un po' inquietanti, e chiediamo al Signore che Dio non voglia, ecco, che possiamo ritrovarci alla sua presenza nella pace e nell'esultanza dei beati. Siano lodati Gesù e Maria.